quando mi avete da fare, quando mi avete da fare. Se tu lo sei incappucciato, infiammato a mischiare, nera zucchero e pannella, d'ampasta sta bocca bella. Hello my friends, buongiorno carissimi amici. Sono Salvatore, amato da tutti, e oggi vi voglio fare una presentazione in italiano. Amici, sono parecchi anni che manco dall'Italia e il mio italiano è un poco scassato, però mi faccio capire. Ragazzi, buongiorno, sono qua alla mia cucina, qua. Oggi vi faccio un bel piatto, vi faccio il pollo di vino bianco creato da Salvatore Amato, con piselli, funghi bianchi e patate. Questo piatto è una delizia che potete condividere con amici, familiari, parenti e anche stranieri. Carissimi amici, seguitemi e vi faccio vedere tutti gli ingredienti per fare un bel piatto di pollo di vino bianco alla salsa. Ok, ecco a voi, 1,5 kg di gambe di pollo già pulite, pronte per cucinare. Qua ho 300 g di funghi già tagliati e puliti. Da questa parte tengo 500 g di patate tagliate alla giuliana, a lungo. Qua tengo 200 g di cipolla tagliata alla giuliana. 150 g di pomodorini alla ciliegina. Guarda come sono belli, dolci come lo zucchero, eh? E qua ci stanno 150 g di pisellini. Da questa parte ci sta il vino bianco. Ragazzi, 1,5 bicchieri di vino bianco. Anche lo stesso 1,5 bicchieri di brodo di pollo. Da questa parte ho le cappere, 1 cucchiaino di cappere. E non mai dimenticare il pepe rosso, il sale e il prezzemolo. Ragazzi, andiamo in cucina ad abbronzare il pollo. Andiamo. Prima di tutto dobbiamo abbronzare il pollo. Facciamo così, ok. Mettiamo un poco di olio d'oliva. Abbastanza per abbronzare il pollo. Aspettiamo un secondo, adesso mettiamo il pollo sulla pentola qua, ecco qua, 1,5 kg di pollo, ragazzi, abbastanza per da 4 a 5 persone, sì. Va bene, abbronziamo il pollo, adesso nel pollo si ci mette un po' di sale, un po' di pepe rosso. A me mi piace piccante, perciò ci metto un po' in più. Un po' di pepe nero, così. E mettiamo adesso, ragazzi, 1 cucchiaino di cappere qua. Alla cottura mettiamo il coperchio così, facciamo abbronzare il pollo e dopo ci metto i condimenti. Per abbronzare il pollo ci vogliono 5 minuti, va bene? Ragazzi, mentre aspettiamo che si abbronza il pollo, vi devo dire una cosa. Quando io avevo un ristorante 25 anni fa, questo era uno dei piatti preferiti per gli amici e i clienti americani. Sì, se ne vendeva parecchio, parecchio di questo pollo. Cento rose incappucciate dentro mattola mischiate, nera zucchero e pannella d'ampasta sta bocca bella. Non c'è bisogno zingara che zingara tu sei. E come ti hai fatti mamma da, io saccio meglio te. Va bene, il pollo è abbronzato. Adesso mettiamo
un bicchiere e mezzo di vino bianco, uno e mezzo, ecco qua, Madonna, io me ne bevo un litro. E facciamo anche lo stesso con un brodo di pollo, un bicchiere e mezzo di brodo di pollo, ragazzi, ecco qua, uno e mezzo, va buono, va, beautiful, beautiful, una bellezza, ragazzi. A cucinare, cucinare a me mi piace molto e mi piace condividere i piatti, le ricette con voi e con tutti. Ragazzi, adesso si ci mette la cipolla. Mettiamo la cipolla. Ecco qua. Mettiamo i pomodorini qua. Va bene. Mettiamo il prezzemolo che sta qua. Mettiamo tutto. Adesso mischiare. Ragazzi, come vi ho detto prima, la cottura dal principio fino alla fine sono 45 minuti totale, va bene? Adesso questo deve cucinare per 30 minuti, no, 30 minuti, sì, 25-30 minuti deve cucinare questo. Amici, 10 minuti prima della cottura finale ci metto le patate, i piselli e ci metto anche i funghi e faccio cucinare fino alla fine dei 10 minuti. 10-12 minuti e tutto sarà pronto per servire. Vi faccio vedere, eh. Allora, 30 minuti sono passati. Adesso ci devo mettere le patate tagliate alla giuliana, così, eh. Ci devo mettere i funghi tagliati a 4. E così. Adesso ci metto i pisellini, così. Mischio tutto con il brodo. Oh, una meraviglia, ragazzi. Non so cosa dire, eh. Dopotutto, ragazzi, questo di qua adesso deve cucinare 10-12 minuti e tutto sarà pronto per voi per servire. Non andate via che vi faccio vedere il piatto finale del pollo al vino bianco di Salvatore Amato. Guarda come cuoce bene, guarda, guarda, guarda. Beautiful. Ok ragazzi, 45 minuti sono passati. Questo è il pollo che vi ho promesso. Mettiamolo in piatto e vediamo come sembra e come assaggia. Cos'è che ci mette? Ok amici, cos'è che ci mette? Beautiful, bellissimo. Mo te dico tutte cose, mo te dico tutte cose. Tu parano chino, tutte tavole e giardino. Per zucchero e cannella, t'ampasta sta bocca bella. Non c'è bisogno a zingara, a zingara tu sei. Il giro dal piatto anche qua. Adesso ci mettiamo il prezzemolo, così. Vi presento il pollo vino bianco da Salvatore Amato. Questo è il piatto finale. Buon appetito. E più facile prezzo d'oro, e più facile prezzo d'oro. Carissimi amici, vi auguro a tutti buona giornata. Grazie per assistere a questo video di Salvatore Amato da tutti della cucina di oggi, pollo al vino bianco. Vi auguro a tutti una buona giornata, alla salute e spero che Dio vi vuole a tutti bene con amore, felicità e pace. Vi bacio, ciao, ciao. Ah, la vita è bella.